tutti pazzi per Meghan Markle. Da quel famoso 19 maggio, giorno del matrimonio, ma volendo anche nei mesi precedenti il lieto evento, i media si sono concentrati sulla moglie di Harry. Ogni mossa, ogni look, ogni mezza dichiarazione. Finisce tutto, e in tempo reale, in pasto alla stampa. Da poco, poi, la duchessa ha spento 37 candeline e per giorni non si è parlato d'altro che di regali, mancati festeggiamenti per via delle nozze degli amici di Harry, e, arrivato il Big Day, dell'outfit scelto dall'ex attrice e della gaffe sexy. Pardon, valrobe malfunzioni. Ovvero un piccolo incidente al vestito. Niente di grave, ma a un certo punto, il bottone dell'abito di Meghan si è aperto rivelando il reggiseno di pizzo nero. Ma in men che non si dica, Meghan ha risolto subito la situazione riabbottonando il bottoncino ribelle. I Royal Watchers, tuttavia, hanno fatto in tempo a immortalare quel momento. In breve sostanza, non passa giorno in cui la duchessa non finisca sui giornali. Troppo? Troppa attenzione mediatica per Meghan, finita al centro di una vera e propria isteria collettiva. Bella, stilosa, non di stirpe reale ma comune, ex attrice di Hollywood, e con una famiglia d'origine un po' problematica e sempre pronta ad attaccarla e metterla in imbarazzo. Tutti fattori che contribuiscono ad alzare l'asticella della curiosità su di lei. E per questo motivo Harry sarebbe molto preoccupato. Come si legge sua amica, il secondo genitio di Carlo e Diana è spaventato di fronte a tutte queste attenzioni. Punto i primi ad accorgersene, scrive sempre la rivista, sono stati i corrispondenti reali, ovvero i giornalisti dei media inglesi accreditati a sapere tutto e quindi informare il mondo di tutto quello che accade nella Royal Family. È stata Katie e Nicole di Vanity Fair a mettere per la prima volta in bocca a Harry l'espressione isteria collettiva. E ora tocca a Richard Palmer dell'Express, che rivela. Rispetto a prima, noi giornalisti siamo tenuti sempre più lontani da Meghan Markle. Punto e infatti è proprio questo quello che sta succedendo. Nonostante a Harry gli si sia sempre importato poco della stampa, è così protettivo, e preoccupato, con la moglie da fare in modo di nascondersi, e nasconderla, il più possibile. Avrebbe cominciato dopo il bacio in pubblico alla Centennial Polo Club. Troppe foto, troppa invadenza. Quindi il trasferimento della coppia in campagna, in attesa delle vacanze a Balmoral. I duchi vivrebbero in questi giorni in una grande fattoria in affitto, il Great Estate nelle Cotswolds,